Ma ciao a tutti! Ad oggi il problema dei senza tetto è davvero grosso. Alcuni lo diventano per scelta e ingannano altre persone pur di non lavorare e pagare le tasse. Altri invece, sfortunatamente, di scelte nella vita ne hanno avute davvero poche. Sono stati magari buttati fuori di casa, magari hanno perso il lavoro, magari non avevano più nessuno dalla loro parte. Per questi e altri motivi sono stati costretti a diventare senza tetto, che ogni giorno cercano di sopravvivere in un mondo a cui spesso non importa niente della loro situazione. Oggi andremo a vedere però una storia che forse potrebbe darvi un po' di speranza e anche un po' di motivazione, chi lo sa, per fare del bene. Prima ricordatevi di fare un bel giretto sul canale Telegram di sconti, dove verranno mostrati anche famosi errori di prezzo di Amazon. Errori che spesso equivalgono a sconti inaspettati per pochi fortunati veloci. Insomma, se poi siete anche seduraiati sarebbe il massimo. Partiamo! Come detto prima, i senza tetto sono davvero molti, e molti sono anche coloro che non vogliono aiutare e preferiscono ignorare, ma non nella storia che andremo a raccontare oggi. Infatti, un ragazzo americano di nome Matthew Resendez si ricorda sempre che pure i senza tetto sono esseri umani, come noi, e che anche solo un gesto semplicissimo può cambiare la loro giornata in meglio. La storia del ragazzo era stata resa virale da sua madre su Facebook. Un giorno, come un altro, era entrato nel Burger King, in cui lavorava, appunto, un uomo meno fortunato di lui, che viveva e vive tutt'oggi per strada. Aveva in mano una moneta da 50 centesimi e aveva chiesto a Matthew cosa potesse comprare. Non mangiava da giorni e si vedeva, e ovviamente beveva pochissimo. Questo Matthew lo aveva capito, ma sapeva anche che con 50 centesimi si poteva comprare soltanto una salsa al massimo, e si era ritrovato così a dover fare una scelta: mandarlo fuori e chiedergli di non tornare più, oppure una cosa che in pochi al mondo avrebbero mai pensato di fare: offrirgli il pranzo. E fu ciò che fece in quel giorno. Sembrerà una stupidata da niente, ma quell'unico piccolo gesto migliorò tantissimo sia la sua giornata che quella del senza tetto. Ma non soltanto ciò, decise pure di sedersi e mangiare qualcosa con lui, visto che era arrivato il momento della pausa pranzo dopo una faticosa mattinata. Andando al tavolo, l'uomo non riusciva a smettere di piangere e tutti i clienti non potevano non notare la gentilezza del ragazzo. Alcuni rimasero disgustati a causa dell'odore e del modo di vestire del senza tetto. Altri, invece, erano veramente contenti di sapere che ancora esistevano persone del genere. E una donna, in particolare, decise così di alzarsi e andare a dare a Matthew una mancia di $100, dicendogli anche di continuare ad essere sempre così. Ma non è ancora finita. Questa donna mandò una mail all'azienda dicendo che avrebbe sempre mangiato da Burger King quando possibile, perché il ragazzo quel giorno le aveva mostrato che c'era ancora della generosità tra gli esseri umani. Comunque sia, come detto all'inizio, la madre pubblicò la storia completa su Facebook, fiera del figlio, e in poco tempo aveva superato i 100.000 mi piace, con commenti di incoraggiamento e congratulazioni da parte di migliaia di persone dal mondo. La storia era diventata virale e tutti hanno sentito almeno una volta del famoso teenager Matthew. I senza tetto anche da noi stanno aumentando sempre di più a causa di un lavoro sempre meno presente. Avevo fatto un video tempo fa sui trucchi che alcuni senza tetto utilizzano per spillare soldi, ma un messaggio è stato reperito nel modo sbagliato e vorrei spiegarmi meglio. Non tutti i senza tetto sono come in quel video. Alcuni hanno davvero bisogno di aiuto, e non per questo bisogna smettere di aiutare. Non sapremo mai se un senza tetto è davvero un bisognoso o solo un imbroglione, ma ricordatevi che fare del bene è una nostra decisione. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e se volete altre bellissime storie come questa mettete un bel mi piace e arriviamo ai 3000 like e fatemi sapere nei commenti. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.